Il posto sbagliato. Ovvero come usare LinkedIn come non si dovrebbe. Perché le pecore nere si notano in un gregge. Di e con Fabio Mattis. E come ogni lunedì, come il camioncino che porta via la monnezza, ci ritroviamo con la rubrica Il posto sbagliato, la rubrica che non dovrebbe stare su LinkedIn, ma ci sta e parla anche di LinkedIn. E oggi vi voglio parlare di 10 categorie di utenti che potreste trovare su LinkedIn. Non sono tutte, però ne ho messe giù un pochino. Innanzitutto faccio subito due categorie belle grandi. Uno è la categoria degli utenti che ricercano lavoro, ok? Perché LinkedIn può essere un ottimo strumento per cercare lavoro. Ogni tanto se mi vedete, perché ho preso appunti, se no non mi ricordo di tutto. Delle persone che ricercano lavoro sono persone che normalmente, purtroppo, la maggior parte, si mettono in mostra solamente tramite i curriculum. Hanno dei curriculum enormi, ma purtroppo non vengono letti, perché se non appari sulle bacheche è difficile, se non tramite delle ricerche, venire scovati sulla piattaforma. Mandano messaggi asettici sulla piattaforma, nel senso sto cercando lavoro, punto. E quindi competenze, cose, eccetera, difficile da farsi trovare. I peggiori sono quelli che mettono le suppliche. Vi prego, sono senza... Ok, forse se vi presentaste a un colloquio di lavoro supplicandomi, non è il miglior biglietto da visita che potreste portare. Seconda categoria enorme, i recruiter. Chi sono? Sono le persone addette alla ricerca del personale. Scovano candidati idonei per le aziende, redigono annunci, sapete che c'è tutta la parte per la ricerca lavoro. Si nascondono, perché ovviamente quelli di prima, i ricercatori di lavoro, vogliono cercare i recruiter comunque. E questi sono un po' come degli agenti segreti, no? Stanno lì, guardano i profili a destra, manca, e poi al massimo sono loro che contattano. Però sono una marea su, pensate a tutte le agenzie interinali, e su LinkedIn spopolano, ma sono un po' nascosti, sono un po' come dei guardiani, diciamo, una cosa del genere. E poi c'è un'enorme categoria che è quella dei promoter, che però ho diviso in tantissime parti. Parto dalla peggiore, secondo me, che sono i killer, denominati da me i killer, ovvero sono quelli che chiedono, tra virgolette, l'amicizia. Qua non si chiama amicizia, ma è il collegamento, e un secondo dopo ti fanno un'offerta per comprare un loro prodotto, subito, senza passare dal via, senza ritirare 20.000 lire. E sono i peggiori, cioè a me è capitato una volta un tizio che mi ha dato il collegamento, 3 secondi dopo mi hanno mandato un link per scegliermi il giorno del colloquio che avrei fatto con lui per acquistare un suo prodotto, ma io non sapevo neanche che prodotto vendesse. Cioè, rendetevi conto, è un grosso problema. Altra piccola sottocategoria dei killer sono quelli, li chiamo i killer marchettari, sono quelli che ripubblicano a manetta tutte le cose della loro azienda, maniera anche qua asettica, link, tutte le news, tutte le singole pagine del sito. Non so quanto possano essere utili. Poi ci sono i guardoni. I guardoni sono quelli che non pubblicano niente, non cliccano niente, ma guardano e giudicano di nascosto. Guardano e dicono: adesso comincerò a usarlo. Forse, ma per ora guardo. E rimangono lì in attesa anni, decenni, eccetera. Poi ci sono i storyteller. I storyteller sono quelli che raccontano delle storie, normalmente ispiranti, o comunque delle storie che potrebbero esserti utile, ti ispirano qualcosa, ti danno qualcosa. Comunque sono utili perché delle volte fanno conoscere delle storie di successo a cui veramente, ripeto, ti puoi ispirare. Per questa non è una categoria che non mi piace, questi mi piacciono. Poi ci sono i consigliatori seriali.
sono quelli che non pubblicano niente sul loro profilo, non c'hanno niente, non c'hanno neanche il curriculum tante volte. Curriculum intendo la pagina con tutte le proprie attività, lavori, eccetera. Ma consigliano tutto, cioè nella loro bacheca, tutto quello che passa nella loro bacheca, consiglio, 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 consiglio. E poi secondo me lo fanno più che altro per essere visti dagli altri. Anche qua non so quanto possano essere utili, però sicuramente per i nostri post, che spesso sono poveri di interazioni, sono utilissimi averle nella propria rete, diciamo. Poi ci sono i guru. Qua sapete tutti chi sono i guru. Sono quelli che mettono frasi motivazionali, frasi a effetto, tante volte tutta roba già vista. Sanno come far progredire l'azienda, ma non si sa come mai non portano mai degli esempi concreti, ok? E questo ovviamente li chiamo guru per sfottere, perché poi ci sono quelli che sono sì guru veri e propri, che mettono degli esempi concreti. Questi sono guru fuffa guru, se vogliamo. Non ci sono mai esempi concreti, ti fanno vedere loro quanto stanno bene e intanto ti vendono il corso a 100 euro magari, se va bene, perché alcuni sono dei pacchi clamorosi da migliaia di euro. Va bene, stanno lì. Normalmente le cose che pubblicano le trovate ovunque. Ci sono delle pagine, degli account Instagram che fanno la stessa cosa praticamente. Puoi andare lì se vuoi una frasetta motivazionale, eccetera. E sono i finti coach, per capirci, no? Perché poi adesso molti si improvvisano coach di qualsiasi cosa. Poi abbiamo gli studenti, che a me stanno sempre simpatici gli studenti, perché sono quelli che scrivono formazione continua, cioè hanno soltanto post di formazione continua. Dice: quanto tempo hai passato a studiare, cosa stai mettendo in pratica? Cioè, stai mettendo in pratica davvero? Perché è solo formazione. Avete visto, la nostra azienda fa formazione. Io sto facendo formazione. Che io faccio formazione, dico: fatemi una foto con me ogni tanto, che facciamo girare, creiamo reti, eccetera. Scrivono solo formazione continua, normalmente foto alla scrivania o foto allo schermo dove c'è Zoom aperto. E Zoom negli ultimi 2 anni va un casino. E formazione, non sono né buoni né cattivi, mi fa un po' ridere, perché sono quelli che poi seguono le qualunque academy create magari dai fuffaguru, ok? Quindi sì, occhio, perché le cose possono essere possono incastrarsi anche non bene. Poi ci sono i facebookettari, li ho chiamati, sono quelli che pubblicano link a manetta come se fossero su Facebook, se non che spesso lo fanno per portare le loro idee e cercano lo scontro. Sapete, l'ho detto un sacco di volte, Facebook è il social negativo per eccellenza, e loro lo fanno anche su LinkedIn questa cosa. Fare molta attenzione, perché cercano continuamente lo scontro. E non credo, se tu fai un network di lavoro, vai a cercare lo scontro, cioè piuttosto come chi vogliamo sempre nella nostra stanza, vogliamo persone che siano più allineate con i nostri valori. E infine, anche su LinkedIn, ci sono gli influencer. Gli influencer sono quelli che hanno capito abbastanza come funziona in questo momento il mondo, e quindi non pubblicano solo cose della loro azienda, ma mettono la loro vita, i loro valori, le loro cose sulla piattaforma in maniera dedicata, magari linkando anche persone, creando reti. È vero, mettono molto della loro vita in piazza, ma fanno trasparire il loro valore. E soprattutto, siccome noi non compriamo soltanto i prodotti, ma compriamo anche chi ce li vende, o gli intermediari o i commerciali o gli stessi professionisti, è utile per capire con chi ci stiamo mettendo a fare degli affari. Queste sono 10, se ce ne sono altre consigliameli anche tu, adesso sono i primi 10 che mi sono venuti in mente. Questa era la rubrica Il Posto Sbagliato, io sono Fabio Mattis, seguitemi su Telegram, su telegram.me/weirdnet, che è il mio canale, dove da mattina a sera
pubblichiamo cose di digital e non solo, partendo dal virtuale, arrivando al reale. Ciao a tutti, il posto sbagliato. Ciao ciao. We Are The Net è un progetto di Fabio Matis, consulente di web marketing. Ci puoi trovare su Spotify, Spreaker, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music. Potete ascoltare la web radio di We Are The Net collegandovi a radiolina.net. Cercate il canale We Are The Net su Telegram. We Are The Net. Siamo tutti connessi.